Eccolo, 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 eccolo. Il giro di Gianni Motta, un giro molto bello, molto contrastato, con Jacques Anquetin e Le Biodorni protagonista, ed ecco Rudy Alti che nel finale riesce ad anticipare il gruppo e da vincere a sorpresa la tappa di Cesenatico. Raffaele Marcoli è secondo, un grande sprinter che purtroppo ebbe vita breve, e poi il gruppetto battuto in volata dal belga Huysmans. Questo è il giro del Milan in rosa, quel giorno Jimenez, uno spagnolo. Ancora uno sprint, qui siamo al... questo è ancora il gruppo del...